Niente, per 70 cazzo di millesimi, per 70 millesimi abbiamo perso la Q2. Però dai, grande miglioramento rispetto ai scorsi Gran Premi. E come vedete, posizione pista 18esimo, obiettivo 16esimo era però. Comunque, vediamo la nostra la rivalità è andata un po' a puttane. Però. Comunque, bella a tutti patafans, qui è Pata, siamo dopo esserci divertiti con la McLaren del 91 e dopo il 15° posto in Russia. Sentiamo cosa da dirci la nostra agente. Finisce a gara 16esimo davanti a Fernando, posto 17esimo in campionato. Io voglio provare anche ad arrivare a punti, vi dico, se c'è la pioggia io ci spero. Comunque, Emma, hai una voce che serve troppo da mettertelo in culo. Detto questo, ho visto una cosa che io non avevo notato. No, merda. Sono dimenticato di fare la cosa con i punti Chissà cosa risorse. riservo per noi oggi il Gran Premio di Spagna. Spero di vedere qualche scontro ravvicinato lungo il rettilineo principale, come Mansell e Senna nel 91, o forse assisteremo a una gara Sentite anche il cane britannica, che abbaia cioè in tutto dove è sottofondo. oggettivamente difficile sorpassare. È difficile restare vicini agli avversari, ma frenando all'ultimo si può creare un'occasione di sorpasso nella curva 1, che si affronta ad una velocità media. E che ne pensi della griglia di partenza? Sono convinto che un paio di piloti nelle retrovie saranno molto aggressivi nel tentativo di indurre l'avversario a commettere un errore. Ah, Dubito vedremo. fortemente che questa gara sarà decisa solamente dai pit stop. E ora analizziamo la griglia di partenza. Oggi Sebastian Vettel parte dalla pole position. Davanti a lui non c'è nessuno che possa disturbarlo. E Kimi Raikkonen completa la prima Oh, fila. E doppietta ora Ferrari. vediamo il resto della griglia: Massa, Hülkenberg, Esteban Ocon e una McLaren. Sesto. Vermeij, Hamilton, Verstappen e Valtteri Bottas, Ricciardo, Ericsson, Lance Stroll e Perez, Palmer, Magnussen, Carlos Sainz e Romain Grosjean, Fiat e Fernando Alonso parte dall'ultima fila. È quasi il momento di accendere i motori. Andiamo in pista. Ma che cazzo dite? Sono sesto. Cos'è sta roba? Oddio. Meraviglioso. Allora. Strategia. Ma che 21 giri? Ma che 21 giri? Facciamo 18 giri e mezzo. Ma devo poter usare un po' anche la miscela grassa. Vediamo se riesco. Siamo così. E niente ragazzi, andiamo con la gara.
E ora diamo un'occhiata alla classifica piloti. Ottimo risultato per Kimi Raikkonen, che stacca i suoi inseguitori per il primo posto. Passando al pilota del giorno, Luca Filippi, tu chi sceglieresti? Secondo me il pilota del giorno è Daniel Kvyat. Ha effettuato una splendida rimonta. Gran bella prova. E ora passiamo ai costruttori. La Ferrari passa in testa alla classifica. Intanto la Renault risale la classifica con un'altra prestazione notevole. È tutto per il Gran Premio di oggi. Un saluto da parte mia e di Luca Filippi e arrivederci alla prossima gara.